Vai Silvia. Anche se è strano salutare qualcuno che non c'è, buonasera a tutti. Con un po' di fantasia vi immagino con il telefonino in mano oppure davanti al PC mentre siete sul divano e mi sembra di essere con voi. Allora saluto Carlotta che riesco almeno a vedere ed Emanuele che non si vede ma c'è. Grazie Emanuele perché senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie anche a voi per aver cliccato sul link e in questo modo aver scelto di esserci. In questo tempo di semi-lockdown sembra di essere tornati indietro proprio nel momento in cui speravamo di poter ricominciare come prima, seppur con le dovute cautele e seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Ma giustamente nel rispetto dei vari DPCM emanati e soprattutto per senso di responsabilità verso la fraternità da parte della nostra ministra e di tutto il Consiglio, abbiamo dovuto sospendere gli incontri fraterni. Non volevamo però lasciare tutto alle spalle come se stessimo chiudendo una porta a chiave. Abbiamo provato così a sentirci vicini, seppur lontani, e questo video non vuole essere un tentativo di continuare a tutti i costi la formazione, ma un modo per abitare le distanze. A questo proposito, con Carlotta abbiamo pensato di avvalerci della tecnologia che anche, cioè, sebbene orientata, come scrive Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si', produrre cose realmente preziose per migliorare la qualità della vita dell'essere umano. E non solo, può far compiere all'essere umano, immerso nel mondo materiale, il salto nell'ambito della bellezza. Allora con Carlotta abbiamo cercato di contemplare la bellezza anche in questo tempo difficile e cogliendo anche l'invito dell'Ops a celebrare insieme il tempo del creato, vorremmo proporvi in visione un'interessante e molto accurata analisi di Fra Giuseppe Buffon sul cammino della Laudato Si' dalla sua pubblicazione nel 2015 ad oggi. Lascio la parola a Carlotta che ci accompagnerà nell'ascolto, esplicando i concetti più significativi e proponendoci alla fine alcuni spunti di riflessione. Ciao a tutti, buonasera. Anche per me non è semplice rivolgermi a voi, abituata come sono a guardarvi negli occhi e a ricevere da voi una risposta alle cose che dico. Comunque, come diceva Silvia, ci proviamo, ci mettiamo la buona volontà. E sappiamo che sicuramente apprezzerete lo sforzo. L'incontro di stasera è il primo del percorso formativo di quest'anno e ha lo scopo di introdurci nel discorso che si snoderà lungo i mesi che verranno e speriamo di farlo in presenza, non online. E troverete i contenuti di oggi nella sintesi che Silvia vi manderà. Affermeremo questa sera i principi da cui partire, come a delimitare il perimetro della casa che vogliamo costruire con la formazione di quest'anno. Per farlo, come anticipato da Silvia, questa sera utilizzeremo un video prodotto dai frati minori in occasione della settimana Laudato Si' in settembre. A 5 anni dalla pubblicazione della lettera enciclica, ci chiederemo quale novità ha introdotto nella vita della Chiesa, quali resistenze ha incontrato
e quali cambiamenti ha innescato e può ancora generare. Soprattutto questo ci interesserà, sia in questo incontro, ma soprattutto nel prossimo. Prima di ascoltare Fra Giuseppe, che vi presenterò, però voglio leggere dalla nostra regola l'articolo 18, che recita così: abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che dell'Altissimo portano significazione, e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale. Ecco, penso che non c'è inizio migliore che ricordare la nostra regola questa sera. Allora, come dicevamo, nel video ascolteremo Fra Giuseppe Buffon. È una persona particolarmente qualificata per trattare questi temi. Fra Giuseppe è decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum ed è un professore ordinario di storia della Chiesa, per cui è uno storico. È responsabile della Rete Internazionale per l'Ecologia Integrale ed è esperto incaricato dal Papa nel Sinodo dell'Amazzonia che si è concluso mesi fa. Adesso Emanuele può farci ascoltare una prima parte dell'intervento di Fra Giuseppe. Ascoltiamo insieme. Francesco, grazie di questa presentazione, ben trovati a tutti. Proporrò un percorso, diciamo, telegrafico, perché questi mezzi non ci danno modo di spiegare delle cose, soltanto di indicarle in qualche modo. Ecco. Dunque, il titolo che mi è stato assegnato è Il cammino della Laudato Si', e quindi intendo fare tre percorsi nella sostanza. C'è un cammino che Laudato Si' percorre nel solco, diciamo, delle interpretazioni fornite all'interno del mondo ecclesiale e fuori del mondo ecclesiale. Poi c'è un altro percorso, questo invece nel solco del magistero, c'è un magistero pontificio di Papa Francesco che riprende continuamente la Laudato Si' anche in altri documenti, vediamo qual è lo sviluppo dunque di quest'altro cammino. E poi c'è un altro percorso che mi sta più a cuore ancora, non è il percorso, il cammino fatto dalla Laudato Si', ma è il percorso aperto dalla Laudato Si', perché la Laudato Si', soprattutto da un punto di vista dell'ecologia integrale, diciamo, sfonda delle barriere, propone un metodo alternativo, una visione appunto ecologica. Alternativa, una visione ecologica, diciamo, come alternativa alla cultura attuale, e quindi vedremo in questa terza fase un cammino verso una visione ecologica integrale. E partiamo dunque dalle valutazioni degli ambienti ecclesiali. Sicuramente c'è stato un ambiente ecclesiale che era già abituato alla cura della casa comune, che ha accolto molto, diciamo, volentieri, con entusiasmo, l'enciclica. C'è stata una corrente che invece l'ha accolta, diciamo, un po' meno, con un po' meno di entusiasmo. Sono i difensori della giustizia sociale, quelli che erano impegnati nel campo della giustizia sociale e che soltanto un po' alla volta hanno imparato che l'ottica ambientale era una estensione, un allargamento proprio del concetto di giustizia. Il grido della terra e il grido dei poveri significa appunto associazione fra queste due giustizie, quindi lo stesso Boff che aveva cominciato con questo impegno nel campo della giustizia sociale, poi dopo quindi della teologia della liberazione, soltanto un po' alla volta approda al grido della terra. C'è un'altra corrente, poi dopo i difensori della gerarchia delle verità, cioè diciamo, una corrente di cattolici che hanno un po' faticato ad accogliere questa visione sull'ambiente perché erano pensata come una sorta di sottrazione a quelle che era la centralità delle verità di fede.
hanno faticato perché forse per loro è poco chiara quella che è una teologia dell'incarnazione, una centralità di Cristo, nel senso del Dio tutto in tutti, Deus meus et omnia, dice Francesco durante questa notte di preghiera nella casa di Bernardo della Quinta Valle. Dio e tutte le cose sono una sorta di biodiversità che descrive questa pluralità di Dio, come direbbe la teologia ortodossa di Bartolomeo I. E poi la teologia della creazione, anche questa è poco presente in questa corrente, anzi di per sé nella Chiesa è poco presente la teologia della creazione, e questo rende difficile riconoscere che anche la materia è oggetto di spiritualità, e quindi distinguiamo noi, meglio separiamo, talvolta contrapponiamo anche materia a spirito, dimenticando che Dio ha creato la materia e con la materia ha plasmato l'uomo. E quindi dimentichiamo, per esempio, il valore delle realtà empiriche, il valore delle scienze empiriche e il valore della stessa storia, che serve per aprire comprensioni nuove alla parola. E in ogni caso, bisogna dire in modo aperto che Laudato Si non è un'enciclica green, nel senso che non è un'enciclica ambientalista, non è soprattutto un'enciclica che intende escludere, intende invece includere, nel senso di proporsi come una rivoluzione culturale, antropologica, teologica, una rivoluzione integrale della realtà, una visione integrale della realtà. E come dice spesso Papa Francesco, non ci sono due crisi, una sociale e una ambientale, ma un'unica crisi, che comprende la stessa spiritualità, la stessa teologia, dunque una crisi che è veramente integrale e quindi presuppone una visione, uno sguardo che sia integrale. Subentro con alcune riprese e alcune precisazioni che possono tornarci utili. Che c'è? E come lo accendo? Ah, Silvia, è spento il microfono di Silvia. Ok. Dicevo, ecco, Fra Giuseppe ci dice che nella Chiesa l'enciclica ha avuto accoglienze diverse. È stata alcune molto positive, alcune con riserve e anche diffidenze. Perché la parte della Chiesa abituata alla cura della casa comune ha valutato, accolto con gioia ed entusiasmo l'enciclica. Un'altra parte invece l'ha accolta con diffidenza, in particolare quella legata al discorso della giustizia sociale, non comprendendo che la giustizia ecologica è un'estensione della giustizia sociale. E poi c'è ancora un'ulteriore parte nella Chiesa che invece ha accolto proprio negativamente l'enciclica e critica, anche adesso dopo l'accoglienza, critica apertamente Papa Francesco. È quella parte di Chiesa legata alla difesa delle gerarchie delle verità, i famosi valori non negoziabili, è un'espressione che abbiamo sentito molte volte, specialmente negli anni passati. Ma perché? Forse Papa Francesco non crede più nei valori cristiani? Assolutamente no. Fra Giuseppe ci dice, ed io sono d'accordo con lui, che questi cattolici faticano ad accogliere l'ecologia integrale, probabilmente perché per loro sono poco chiari i contenuti della teologia dell'incarnazione e della teologia della creazione. Questi due temi, queste due teologie, sono proprio i fondamenti della spiritualità francescana, per questo è bene per noi soffermarci. In estrema sintesi, poi ne parleremo ancora sicuramente nei prossimi mesi, che cosa intendiamo quando parliamo di teologia dell'incarnazione e di teologia della creazione? Vediamo. La teologia dell'incarnazione, nel Vangelo di Giovanni, proprio nel prologo, leggiamo: «E il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi». Famosissima questa citazione. Lo stesso Fra Giuseppe richiama San Francesco nella preghiera
Dio è tutto in tutti. Tante volte anche tra di noi abbiamo ricordato la frase di Sant'Ireneo: la gloria di Dio è l'uomo vivente. Questo per dire cosa? Che Gesù, vero Dio, nascendo a Betlemme, come vero uomo, afferma con forza e bellezza la bontà dell'umanità. È la teologia del presepe. In estrema sintesi, per flash, questa è la teologia dell'incarnazione. Gesù, nascendo uomo, afferma la bontà dell'umanità. La teologia della creazione, che vedremo, è strettamente legata a questo discorso. Il libro della Sapienza recita così, riferendosi a Dio, al Padre: poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato, e avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore amante della vita. Ecco, l'uomo è creatura tra le creature. Con esse e tramite esse vive e cresce in grazia di Dio. Non c'è contrapposizione tra carne e spirito, perché il Padre ha creato entrambe. Come diceva Fra Giuseppe, sia la materia che lo spirito sono creazione del Padre. Siamo un tutt'uno, non siamo separati carne e spirito, e possiamo salvarci solo facendo pace con tutte le parti di noi e con quello che c'è fuori di noi. Questa, in estrema sintesi, è la teologia della creazione. Ma ne parleremo ancora, vedrete, e approfondiremo questi temi. Riprendiamo l'ascolto di Fra Giuseppe. Ci sono poi dopo, è stata valutata l'enciclica anche da correnti neoliberiste, da gruppi di ecologisti, chiaramente i neoliberisti che sono fautori di una economia lineare, che cioè depaupera da una parte risorse e dall'altra scarica rifiuti, riempendo l'Africa di bottiglie di plastica. Chiaramente i neoliberisti non hanno tollerato molto bene questa enciclica, anche perché insomma ha posto dei dubbi, ha avanzato delle critiche soprattutto in questa sorta di economia delle multinazionali. E come anche c'è stato un gruppo e c'è ancora un gruppo di ecologisti che tollera male l'ingresso del mondo religioso nell'ecologia, perché sono un po' seguaci di Lynn White, il quale appunto nel 67 in questo famoso articolo su Science aveva detto che il responsabile della crisi ecologica è il giudeo-cristianesimo, perché ha sostenuto questo concetto del dominio e dunque del capitalismo, e quindi essendo responsabile, secondo Lynn White, questa corrente giudeo-cristiana della crisi ecologica, chiaramente questo gruppo di ambientalisti ancora vede con sospetto l'ingresso della religione nell'ecologia integrale. Poi dopo ci sono invece i movimenti ecologisti, quelli molto favorevoli, molto, diciamo così, entusiasti dell'enciclica Laudato Si, e che possiamo configurare come quel gruppo di ecologisti che a Assisi nel 1986 ha costituito questa alleanza per le scienze e le religioni, perché ha capito che se non si partiva da un concetto di risacralizzazione della natura, saremmo, diciamo, avremmo continuato a depauperare la natura, a manipolare l'ambiente, e quindi era necessario assolutamente che le scienze, che avevano dato soltanto indicazioni e soltanto statistiche sul degrado ambientale, fossero affiancate dalle religioni per dare invece uno sguardo poetico e un canto sulla natura, e solo in questo modo motivare veramente a una cura dell'ambiente. Passando al secondo percorso che vi propongo, cioè questo nuovo solco tracciato dal Magistero, che si rifà appunto alla Laudato Si, considereremo in modo particolare alcuni documenti.
alcune iniziative particolari, la Veritatis Gaudium, per esempio, che è il documento sulla riforma degli studi ecclesiastici, oppure il Sinodo sull'Amazzonia, il Patto Educativo, ma anche la Carta di Abu Dhabi. Consideriamo la Veritatis Gaudium, ad esempio, cita molto significativamente la Laudato Si proprio quando parla di rivoluzione culturale. E quindi la Laudato Si non farebbe altro che stimolare, anche soprattutto da un punto di vista del metodo, quella che è una rivoluzione culturale. Prego la regia di cambiare la slide. E vi cito alcune espressioni soltanto che sono riferite a questa rivoluzione culturale. Non basta limitarsi all'offerta di percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, occorre un vero laboratorio culturale, oppure occorre una interpretazione performativa per un cambiamento d'epoca, per una crisi antropologica, oppure una coraggiosa rivoluzione industriale. Dunque è significativo che la Laudato Si venga messa a base di questa sorta di sfondamento, diciamo, culturale, cui dovrebbero sottoporsi, dovrebbero accettare di sottoporsi l'intera panoramica degli studi ecclesiastici. Vi ho riportato qui un brano che possiamo leggere insieme e che riguarda appunto queste citazioni della Laudato Si proprio in conformità a questi passaggi che richiamano la necessità di una trasformazione culturale, soprattutto dal punto di vista del metodo più che del contenuto. Molto interessante, vedete questa immagine di Magritte che mette in evidenza questo doppio percorso, chiaramente la modernità, la vedete la macchina, e poi il cavallo sopra la, diciamo, la tradizione, sul concetto di velocità che è un concetto di modernità, di trasformazione dei percorsi. E va bene, e dunque la Laudato Si la si vede proprio dentro a questa sorta di dinamica che dovrebbe essere apportata alla dimensione culturale. Il problema, leggiamola, questa, torniamo al perfetto. Il problema, dice la Veritatis Gaudium, citando la Laudato Si, come vedete, il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi. Dunque la Laudato Si spinge a una nuova, a una rifondazione del pensiero, diciamo. Occorre cambiare il modello di sviluppo globale e ridefinire il progresso. Laudato Si, possiamo cambiare adesso slide, la Veritatis Gaudium, meglio, riprende la Laudato Si soprattutto quando parla di transdisciplinarità, interdisciplinarietà, e qui usa il modello del poliedro, il poliedro che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Dunque, se tutto è connesso, tutti devono collaborare, tutti sono chiamati nella loro differenza e diversità, tutti sono chiamati a collaborare alla costruzione di questa grande rete culturale e poliedrica. E il Sinodo sull'Amazzonia? Beh, il Sinodo sull'Amazzonia si qualifica per aver intanto capovolto lo sguardo. Partire dal locale per uno sguardo sulla realtà universale era esattamente la risposta che si attendeva a una sorta di globalizzazione invece monoculturale, uniformizzante. Il Sinodo sull'Amazzonia chiaramente mette come elemento centrale l'ecologia integrale, tanto che il sottotitolo, lo vedete, Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. E l'ecologia integrale con il Sinodo dell'Amazzonia è diventato un fattore drammatico. Lo vediamo qui nella ripresa del documento finale del Sinodo. La foresta amazzonica è un cuore biologico per la terra, sempre più minacciata. Si trova infatti in una corsa sfrenata verso la morte, richiede cambiamenti radicali con grande urgenza, una nuova direzione che consenta di salvarla. È scientificamente provato che la scomparsa del bioma amazzonico avrà impatto catastrofico sul pianeta nel suo complesso. Dunque l'Amazzonia, capite, muove a una questione planetaria. È dall'Amazzonia che si può osservare una questione planetaria, e questa questione planetaria è esattamente la questione ecologica e ambientale, non nel senso soltanto naturale del termine, ma nel senso sociale del termine. Tutto sta interligato, cantavano gli indigeni che ci accoglievano durante questo sinodo. Per questo non è possibile considerare la realtà nella sua globalità senza passare dall'aspetto
dall'aspetto, diciamo così, marginale e locale. Ma il sinodo per l'Amazzonia, per la regione amazzonica, presenta l'Amazzonia soprattutto come una lezione da apprendere. Se è dall'Amazzonia che si può guardare all'Occidente, e beh, l'Occidente è dall'Amazzonia che deve imparare a ricomprendere se stesso. Vedete qui Penone, questo artista straordinario che disegna un cucchiaio che si rifà a questo concetto della madre terra, del cantico delle creature che ci alimenta e ci governa. L'Amazzonia ci alimenta, chiaramente, l'abbiamo visto, perché senza di lei non possiamo respirare e senza di lei non possiamo bere, almeno per 3 mesi all'anno, e però non ci alimenta soltanto, ma ci governa, significa che ci indica una via da percorrere, ci indica un modello culturale, ci indica un'alternativa culturale. E qui possiamo scorrere queste slides in cui ci mettono in evidenza questo bioma splendido dell'Amazzonia, questa biodiversità dell'Amazzonia che è presupposto dell'equilibrio del pianeta. Sì, dunque l'Amazzonia diventa una scuola di pensiero. Bisogna che ci sediamo in questo banco ad assistere alla lezione dell'Amazzonia. Infatti, diceva Papa Francesco ancora prima del Sinodo, il riconoscimento di questi popoli che non possono mai essere considerati una minoranza, ma autentici interlocutori, come pure di tutti i popoli originari, ci circonda, ci ricorda che non siamo i padroni assoluti del creato. E dunque la loro visione del cosmo, la loro saggezza, hanno molto da insegnare a noi che non apparteniamo alla loro cultura. E leggiamo infatti questo brano del documento finale in cui ci spiega come l'Amazzonia diventa un'alternativa culturale da cui l'Occidente dovrebbe apprendere. Lo sguardo culturale dei popoli indigeni offre una visione integrale della realtà capace di cogliere le molteplici connessioni tra le creature. Questo contrasta con la corrente dominante del pensiero occidentale, che per comprendere la realtà separa, smarrendo così l'articolazione dell'insieme, le connessioni tra i differenti compiti della conoscenza. L'utilizzo tradizionale delle risorse naturali collima in tutto con il modello di gestione sostenibile da noi faticosamente riscoperto. L'empatia che i popoli dell'Amazzonia dimostrano nei confronti della natura sono esattamente agli antipodi di quella sorta di discrasia che noi invece viviamo nel nostro rapporto con l'ambiente. Ed ora dunque la parte, diciamo, conclusiva ma non secondaria del nostro intervento, l'apertura di un cammino nuovo sulle tracce di una visione integrale. Sì, perché come dicevo prima, la Laudato Si non sta soltanto dentro a un solco, dentro a un alveo, ma apre un solco e apre un alveo. Traccia cioè una visione integrale. Sì, perché allora l'ecologia integrale, che cos'è? Questo concetto fondamentale, il cuore un po' dell'enciclica, il metodo dell'enciclica che si fa contenuto e che si fa istanza critica nei confronti della cultura attuale, che cos'è l'ecologia integrale? Innanzitutto è una visione, a mio avviso, visione inclusiva per evitare scarti, visione di una realtà che supera l'idea per evitare riduzionismi tecnocratici, visione di un tempo che supera lo spazio per eludere staticità e pianificazioni eccessivamente definite, mere soluzioni tecniche, visione di un tutto che supera la somma delle parti per evitare inequità, visione integrale del tutto e connesso. E vedete qui ritorniamo, siamo alle radici del pensiero di Papa Francesco, prima ancora che fosse pontefice, poi dell'Evangelii Gaudium, fino alla Laudato Si, che diventa espressione di tutte queste intuizioni che costituiscono il suo percorso culturale. Ecologia integrale, dunque, è soprattutto e prima di tutto un metodo, il metodo della sinodalità. È stato detto che questa enciclica è fondata sul metodo dell'azione cattolica, vedere, giudicare, agire, ma passa attraverso il documento di Appare Sida, in cui si dice che non c'è soltanto un... bisogna
diffidare di un vedere totalmente scientifico ed esclusivo, perché non c'è una neutralità scientifica. Occorre allora, rimaniamo pure alla slides precedente, occorre dunque una osservazione sì dal basso, sì un'osservazione scientifica, ma un'osservazione scientifica che viene integrata da una visione complessiva della realtà, dove le scienze si fanno dialogo con altre discipline. Partire dunque dal basso, ma con uno sguardo dunque sinodale. Bisogna guardare insieme la realtà, e la sinodalità diventa un altro grande percorso aperto dalla Laudato Si, con uno sguardo eventualmente cristico, cioè lo sguardo del povero che è la carne di Cristo e dunque ha una prospettiva, diciamo, originale e talvolta, diciamo, definitiva sulla stessa realtà. Questo metodo, chiaramente, della Laudato Si, questo metodo delle teologie integrale inaugurato dalla Laudato Si, dovrebbe, diciamo così, farci superare il riduzionismo tecnocratico. Attenzione bene, non una esclusione della tecnologia, non si tratta di escludere la tecnologia, che è una, diciamo così, è la produzione dell'essere umano, della sua intelligenza, della sua genialità, ma di una tecnologia che diventa ostaggio del dominio. Il punto di riferimento, il punto di riferimento critico da parte Laudato Si è appunto il dominio che fagocita la tecnologia e crea dunque esclusivismo. Crea esclusivismo che la Laudato Si, attenzione bene, traduce con ignoranza e inequità. Quindi quando la tecnologia si allea con la finanza, produce inequità, cioè produce sperequazione, produce questa sorta di allargamento della forbice tra poveri e ricchi. I ricchi sempre meno, quelli che possiedono la ricchezza, i poveri sempre più numerosi, quelli che invece sono sottoposti a una povertà che sta sotto la soglia della sopravvivenza. Dunque l'esclusivismo è ignoranza. Direi che ignorare, o meglio trascurare, una visione metodologica integrale riguardo a questa crisi è pari all'ignoranza, significa è pari alla inefficacia della nostra proposta scientifica. Passiamo pure all'altra slide. Benissimo, vedete qui come dunque la stessa narrativa, lo stesso testo della Laudato Si è una sorta di cammino, di processo verso l'ecologia integrale, che viene illustrato soltanto nel quinto capitolo. Si parte dunque da una prima fase dell'acquisizione delle realtà, delle informazioni scientifiche, scienze chiaramente che dovrebbero collaborare per una visione integrale dal punto di vista scientifico. Non bastano però le scienze, occorre che queste si aprano al mistero e dunque che lavorino insieme con le tradizioni religiose. Non bastano le acquisizioni scientifiche e le tradizioni religiose, occorre che ci sia una rivoluzione antropologica. Il capitolo quarto, e dunque dopo tutto questo percorso si può arrivare alla ecologia integrale descritta appunto nel capitolo quinto. Ecologia integrale, dunque, grido della terra e grido dei poveri. Passiamo pure all'altra slide. Vedete qui questa bellissima rappresentazione di Penone, questa mano, dunque la dimensione antropologica, se volete sociale, che diventa un tutt'uno con l'albero, un tutt'uno con l'ambiente. E certo, perché tutto è connesso. L'idea dell'ecologia integrale è proprio questa incapacità di dissociare le due componenti. Prima del pontificato di Papa Francesco, e anche lui all'inizio, nei primi anni del suo pontificato, nei primi mesi del suo pontificato, ha tentato di navigare questa sorta di contrapposizione tra dimensione ecologista e dimensione sociale, parlando di ecologia umana, di ecologia sociale. Invece la Laudato Si capisce che bisogna bandire ogni sorta di dissociazione. Dunque si parla da adesso, nella Laudato Si, unicamente di ecologia integrale. Ecologia integrale che è raffigurata nell'enciclica con la figura di Francesco,
non è soltanto, dicevo, una enciclica green, dunque non soltanto il rapporto con la natura, non soltanto il rapporto con gli altri, non soltanto questi due elementi, non soltanto il rapporto con se stessi, ma il rapporto con Dio, questo sfondamento sul mistero, questa apertura verso il mistero assicura, diciamo, che siamo in una integralità adesso a tutto campo. E passiamo pure avanti, ma non è sufficiente questo percorso di carattere scientifico, se volete, religioso, antropologico, di apertura al mistero, alla trascendenza. Occorre dunque che l'ecologia integrale diventi anche una pratica sociale e politica. Occorre cioè che inventi una governance, che inventi una nuova leadership, direbbe l'ecologia, direbbe la Laudato Si. In una corresponsabilità globalizzata per un fenomeno che interessa tutti, occorre una globalizzazione della solidarietà attenta ai più vulnerabili, che più di altri pagano gli esiti della trasformazione climatica. Ricordate che ricordo in questo momento come l'ecologia, la Laudato Si è stata pensata in vista della COP 21 di Parigi del 2015, dove appunto si sono dati delle linee per la cura della casa comune e come il Parolin, intervenendo, il segretario di Stato Parolin intervenendo in quell'occasione, aveva fatto presente che non bastano gli organismi internazionali, occorre che questo consesso internazionale, questa governance fatta dagli organismi internazionali si allarghi anche ai più fragili, chiaramente includa anche i più fragili. E ultimo elemento per comprendere che cosa significa ecologia integrale: una integralità al quotidiano, sì, perché non basta soltanto parlare di grandi scale, occorre anche che la nostra vita, gli interstizi della nostra vita, siano percorsi da questa trasformazione, da questa conversione ecologica, direbbe la Laudato Si. Occorre, per esempio, evitare l'uso del materiale plastico, della carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere luci inutili. Sì, perché questa è la nozione concreta e quotidiana della cura. Grazie dell'ascolto. Ok, abbiamo ascoltato Fra Giuseppe, che ci ha travolti con una quantità di materiale che veramente ci darà molto da lavorare. Io vorrei riassumere qualche concetto che ci potrà tornare utile per il nostro percorso. Alcuni concetti. Il primo è quello proprio dell'ecologia integrale. Che cos'è l'ecologia integrale? È proprio l'applicazione dell'articolo 18 della nostra regola. È la visione inclusiva delle creature animate ed inanimate, dove non esistono gli scarti. Non esistono gli scarti tra le persone, ma neanche tra le cose, tra le merci, perché tutto e tutti siamo interconnessi. Nulla va buttato, né dentro di noi, né fuori. A livello personale cosa vuol dire? Vuol dire conquistare l'armonia con se stessi, corpo e spirito. Ricordiamo il discorso di prima, noi siamo uno, siamo sia corpo che spirito, per cui dobbiamo conquistarci l'armonia tra queste due parti di noi, poi un'armonia con il padre, con la natura e con gli altri. Ecco, questo è ecologia integrale. Poi un altro concetto interessante: la realtà supera l'idea.
la rigidità dell'ideologia, anche religiosa, genera mostri. Bisogna sempre affrontare la realtà delle cose e delle situazioni. Questo concetto è molto ostico per chi critica il magistero di Papa Francesco. Dobbiamo accettare che la realtà non è semplice come la vorremmo, ma è complessa. Che la realtà è caotica. Abbiamo un potere molto, molto, molto limitato su qualsiasi cosa. E che la realtà è, ahi noi, caduca. Cioè tutto ha un termine. Per cui a poco serve la rigidità quando parliamo di realtà. Osserviamo Gesù. Gesù si fa compagno di chi fatica e di chi soffre per aiutarlo a rialzarsi. Non condanna mai allo scarto. Questo è bellissimo. Non è buonismo, ma amore, per far emergere la capacità di cambiamento che è in ciascuno, in quanto portatore della scintilla divina. Pensiamo agli incontri di Gesù nel Vangelo, la samaritana, l'adultera, la parabola del padre misericordioso, e potrei continuare. Gesù è giudice implacabile o compagno di strada? Per cui la realtà supera l'idea. Gesù ha sempre raggiunto tutti nella loro realtà. Un altro concetto interessante. Il tempo è superiore allo spazio. Ricordo che una volta insieme a Luciano abbiamo commentato questa espressione con una frase in dialetto. Se più giorni che luganiche. Il tempo è superiore allo spazio. Non esiste il momento presente, non esiste, o meglio, non esiste solo il momento presente, lo spazio che occupo e che vivo ora. E io, la mia famiglia, il mio lavoro, la mia fraternità e il mio paese non sono il centro dell'universo, con il diritto di usare ogni mezzo, cioè ogni tecnologia, per ricavare il maggior vantaggio esclusivo. Possiamo anche riassumere. Il concetto del prima io o prima noi è molto pericoloso e assolutamente non evangelico. Un altro contenuto citato da Papa Francesco. Il tutto è superiore alla somma delle parti. Spiego meglio. Quando due esseri, o anche più, si incontrano, le loro interazioni ed il modo in cui si influenzano l'un l'altro danno vita a qualcosa di più di quello che farebbero separatamente. L'interazione tra le persone e le cose genera novità, bellezza e biodiversità. Questo è scintilla divina. E il nostro San Francesco l'aveva capito benissimo, riconoscendo il valore della fraternità nell'interazione tra i singoli frati. Ricordate la descrizione del frate perfetto? Era l'insieme dei singoli frati. Ricercare la perfezione da soli è inutile e a volte anche dannoso. E in questo noi siamo molto favoriti grazie alla fraternità. Pensiamo ad una melodia. Quando l'ascoltiamo non percepiamo le singole note, ma il loro insieme. La percepiamo cioè nella sua totalità, per cui il tutto è superiore alla somma delle parti. Un altro concetto interessante, il metodo della sinodalità. Anche questo metodo ci appartiene in quanto fraternità, abituata a condividere le decisioni e la vita. Non è una novità, dunque. Lo ritroviamo già nel pensiero di Papa Giovanni XXIII, nei suoi documenti, e ancor prima nel metodo di Sant'Ignazio della Compagnia di Gesù. Cioè, questo è proprio un metodo particolare, che viene riassunto così. Vedere
giudicare, agire. È anche abbastanza logico, no? In ogni situazione io prima vedo, giudico e poi agisco. Dunque, non basta una visione parziale e ideologica. Io non posso partire da un'ideologia. Questa cosa deve essere assolutamente così e se non è così la rifiuto. Questo non fa i conti con la realtà. Dunque, non basta una visione parziale e ideologica della realtà, che vuol dire partire da un pregiudizio. Va considerato il complesso della situazione. Ricordiamoci che la realtà non è come la vorremmo, semplice, eccetera, eccetera. Partire dal basso, ma con uno sguardo sinodale, cioè dall'insieme delle parti. Partire dal basso vuol dire anche mettersi dove si mette Gesù, che si fa uomo, che si fa povero, per leggere la realtà. Lo sguardo cristico di cui parlava Fra Giuseppe, no? Mettiamoci al posto di Gesù. Ecco la teologia dell'incarnazione. Gesù che per raggiungerci si fa uomo. Siamo verso la fine. Superare il riduzionismo tecnocratico. È un'espressione orrenda, orrenda che fa caponare la pelle, ma il contenuto è invece interessante. Allora, la tecnologia è bellezza della creatività umana, è a servizio dell'uomo e della creazione. Non dobbiamo temere la tecnologia, anche prima Silvia diceva che la tecnologia ci è utile in questo caso. La tecnologia però non deve essere strumento di oppressione, di dominio e non deve essere esclusivamente in mano a chi comanda. L'esclusivismo crea ignoranza e iniquità, cioè ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, perché questa diseguaglianza genera violenza. E la stiamo vedendo in questi mesi, sia in Italia che all'estero. Vediamo ad esempio cosa succede in America. Per cui la tecnologia è una cosa buona, ma deve essere alla portata di tutti, deve essere al servizio dell'uomo. Sembra una cosa banale, ma non lo è per niente. Poi arriviamo alla fine, integralità nel quotidiano. Tutto il discorso che abbiamo ascoltato oggi da Fra Giuseppe, quello che ho integrato io, si traduce poi nella concretezza del quotidiano. Cioè in comportamenti corretti di uso delle cose e di non uso delle persone. Ecco, a noi è richiesto questo. La mia sintesi è conclusa, mi rendo conto che c'è un sacco di carne al fuoco, non spaventiamoci, so che potete anche riascoltare il video, ci potete riflettere. E soprattutto spero che ci confronteremo su questi temi. Vi lascio due domande che non sono una verifica, non sono un compito, ma vogliono aiutarci a riflettere per poi condividere. La prima, Fra Giuseppe afferma che l'ecologia integrale contenuta nel Laudato Si sfonda alcune barriere. Secondo noi, quali? Quali sono le barriere che Papa Francesco vuole sfondare? Potremmo anche chiederci quali nostre barriere personali sfonda questo tipo di pensiero. La seconda domanda è: quale coraggiosa rivoluzione culturale ci propone la Laudato Si? Come dovremmo concentrare i nostri sforzi personali e comunitari? Ecco, penso di avervi dato parecchio materiale su cui riflettere e lascio la parola a Silvia che concluderà. Vi abbraccio, mi mancate tantissimo. Grazie Carlotta per averci guidato in questa serata e di nuovo grazie a Emanuele che si trova alla regia e che ha dedicato tempo. È caduta.
costruendo insieme a noi la nostra casa comune. Ricordo che chi vorrà potrà lasciare un pensiero, un commento o una riflessione scrivendo nel gruppo WhatsApp o usando la modalità che preferisce, anche una mail, stasera o anche nei prossimi giorni, tanto il tempo per riflettere non manca. Grazie anche a tutti voi per aver seguito questo incontro. Speriamo in incontri in presenza quanto prima. E prima di salutarvi facciamo gli auguri di buon onomastico a Silvia, figlia di Anna, e Silvia, figlia di Giulia. E ricordiamo i nostri defunti. Magari facciamo una preghiera tutti insieme per loro, anche con Carlotta e con tutti voi che siete a casa. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E fra Aurelio ci protegga tutti. È sempre con noi. Di nuovo grazie, buonanotte a tutti e buon riposo. Ciao, ciao, ciao. Adesso puoi lanciare Diodato. Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva, senza inseguire una vita intera, l'ombra codarda di un'alternativa. E dici che troveremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio. Parte della storia, fino a riuscire ad averne memoria. E dici che avremo prima o poi il coraggio